Volete portare Dalton? Ah, come pensavo. Ok. Non si torna indietro. Stiamo solo riscaldando. A posto. Razza di idiota. Un elicottero. Davvero? Ti hai fatto incazzare questa volta. Rivendatelo. Ai ai ai. L'altro a posto. Sempre come al solito. Va bene. Perché la sto vivendo come se fossi Johnny. Va bene che lui è nel mio cervello, ma... ma... boh? Ok. Detto che è forte quest'arma. Già dico, come, no, come armi ti trattava abbastanza bene, devo dire. Ok. Mi sa che ce ne saranno altri, sì. Comunque vedete, abbiamo parcheggiato. Sono venuto con voi. Thompson mi aspetta in macchina. Chi? Media, non lo conosci. Così. Mantenete la concentrazione. Avanti. Ok. Stiamo subendo gravi parti. Ah, porca miseria. Oh. Cacchio. Via, via, via. Johnny, ma che casino hai combinato? L'elicottero tornerà. Vuoi stare certo? Vabbò. Svelto. Andiamocene. Veniamo dietro. Ok. Porca miseria. Che, perché crei sempre... con te ci sono sempre casini, Johnny? Perché? Se ci colpiscono siamo fottuti. Ah.
Boom. Boom. E un altro. Boom. Che succede? Ce l'abbiamo fatta. Sì. Mi sa. Qui ce l'abbiamo, pure io. Si torna indietro. Che? Ok, quindi chi è che dobbiamo tirar fuori dalla rasaga? Alt Cunningham, Net Runner del Midi. Esatto. Ah, certo. La torre deve essere lì. Mi sa che Rogue è un pochino incazzato. Come vorreste fare? Uno di voi due stronzi ha un piano? Sì, li distraiamo, facciamo casino. Organizziamo un party sotto la Rasaka Tower e alziamo il volume al massimo. Addio finestra. Sarà un concerto da ricordare. Ma che casino. Non abbiamo ancora numeri precisi riguardo alle persone ferite nelle rivolte, ma i nostri inviati sono sulla scena alla Rasaka Tower e tutti affermano che è stato diffuso un agente psicoattivo che ha causato il caos tra la folla. Ottimo. Stai registrando tutto. Perché? Vuoi salutare il pubblico a casa? Fa quello che devi fare, ma sta lontano da me. Bene. Parla con questo. Questo Tom. Lo conosci bene? No, ma che importa. Non mi piace, non mi fido. E i media portano sfide. Cosa? Sfide. E se qualcuno poi trova la registrazione, noi che ci infiltriamo nella Rasaka Tower. Preoccupatene se ne usciamo. Dai, l'accendo. Il mainframe. Dobbiamo trovare il mainframe. Ok, e vabbè. Vabbè, qua. La discrezione non esiste qua, Mamma mia, John. Porca miseria. Allora. Ok. Ah. Bella questa pistola. Johnny. Se torno nel presente, nel mondo reale, dopo tutta questa esperienza, mi devi dire dov'è. Me la dici dov'è sta pistola? Perché... mi sembra molto carina e efficace. Mantenete la pressione! Ancora! Sono colpito! Ci sei! Ok. Sì. Andiamo. Ma porca miseria. Porca. Oh. Porca. Bene, bene, continua. Ok. Mo dove si va? Qua, giusto. Bene.
Vabbè, tanto qua le telecamere, qua che ci frega. Anche la torretta è andata. Abbiamo vinto. Ancora non è detta. Andate? Ok. Avete una soluzione? Comunque sì, Johnny, mi devi. Porca puttana. Oh. Che cosa stai facendo? Ah. Prova questa. Ah, ecco perché ce lo siamo portato dietro. Mm. 3, 2, 1. Ok. Alla fine? Per essere uno dei medi è stato utile. Neutralizzate! Ah. Ah. No. Oh. Ok. Apri questa cosa. Ti consiglio di non disturbare. Cosa hai fatto ad Alt? L'ho messa al lavoro sul progetto della vita. Levati dal cazzo. Mi senti? Alt. Alt, avanti, non farlo. Cazzo! È andata Alt. John. Che cazzo fai? Stai ancora riprendendo. Tutto quello... Ah. È inutile. Lei non... Mm. Dobbiamo andare. John, è il nostro. Su, forza. Di quello che vuoi dire. E che devo dirti? Non mi avevi detto nulla di altro. Appunto. Cioè? Cosa dovevo dirti? Non so. Che stavate insieme, che ha programmato lei il suo killer, che è morta. Appunto. Cazzo ci aiuterà ora. Facciamo una seduta spiritica. È morta. È riuscita a fuggire. Come è riuscita? Il suo cadavere. Scusa, ecco. Alt è scappata nella vita. Scusa. Quando l'avessi scoperto. Quando mi ha contattato poco tempo. E che ti ha detto? Era prigioniera nella sotterranea della Rasaka. Dovevamo farlo. Ah. Mi ha detto di non andare a cercarla. Ah. E cosa hai fatto, scusa? E tu cosa hai fatto? Mi sono procurato due cariche per Ah. E
sei tornato. Allora, sta qua a tavola, cerca di far saltare tutti per aria. I Voodoo Boys credono di sapere dove sono. Dove nessuno può raggiungerla. Brigitte vuole andare là solo per entrare in contatto con altri per parlarle. Kaching, che vuol dire? Cosa vuol dire Kaching? Che... sì. Ha funzionato? Quindi? Ha funzionato? Sì, abbiamo estratto il frammento necessario dall'engramma di Silvera. Ok. Ora siamo pronti a contattare altri. Prima dobbiamo andare più in profondità. Più in profondità? Che senso? Cosa intendi? Oltre non esistono confini. Pochi sono andati dall'altra parte. Nessuno è mai tornato. Lei sarà la prima. Scusa, ma ho fatto la mia parte. Ora tocca a voi. Esatto. Prima che attraversiate il muro, voglio che rimuoviate la psiche di John. Non lo attraversiamo. Porti tu il codice dall'altra parte. Ah, bene. Ho molte opzioni, però. Ah, ho capito. Non immaginavo sta inculata. Come passo dall'altra parte? Come dovrei passare, appunto? Brigitte? Cosa? Eccola. Non proprio. Non puoi restare qui. Quindi? Alt Cunningham. Alt. Cosa diavolo sta succedendo? Qualcuno me lo spiega? Parleremo qui. Tranquillo, lascia fare. Guarda. Ho attraversato il Blackwall per incontrarmi. Ho riconosciuto il codice del tuo ordine, ma non so perché sei qui. Darti la chance di ripagarmi per averti tirato fuori. Questa è Alt, la miglior netrunner che Night City ha mai visto. Sì. Alt, questo è Bill. Devi salvarmi la vita. Salvarmi la vita. Cosa mi costerà? Esatto. La propaganda della network è stata efficace. Mi vedi come un demone che pretende un patto firmato con un sangue? No, chiedo. Voglio solo continuare a vivere. Voglio solo vivere. Posso aiutarti? Bene. Non puoi o non puoi? Non posso. Per poterlo fare, mi serve accesso a tecnologia più avanzata. Scusa. Interessante. Brigitte diceva che solo lei avrebbe potuto aiutare. Appunto. I Voodoo Boys ti hanno ingannato. Immaginavo. Non sono sorpreso. Immaginavo. Che mi dici del Mikoshi? È abbastanza avanzato per te. Se avessi accesso ai Mikoshi, esso cesserebbe di esistere. Bene, è già qualcosa. Noi ti facciamo entrare nei Mikoshi e tu aiuti. D'accordo? Cosa puoi fare per cosa me? Puoi fare per me. Esattamente. Chiunque abbia incontrato finora ha detto che sono spacciato. Esatto. Con chiunque intendi Hellman, è caduto personale di sicuro. No, intendo tutti. Io creerò un tuo costrutto per poi districare la tua dote nell'arte. Scusami. Quindi
mi salverai la vita. Ah. Devi uccidermi per farlo. Tipo copia e incolla. Nel gran mondo saranno salvati come dati. Il resto cesserà di esistere. Il resto. Cosa vuol dire il resto? Non me ne frega un cazzo di queste stronzate. Lui torna nel suo corpo, no? Non cambia niente. Cambia tutto. Infatti. Vabbò. Non c'è alternativa, mi sa. Ma come intendete, Kosha? Ho creato eserciti che non sono riusciti a entrare. Erano figli della rete. Noi contiamo su. Toro Man. Farebbe di tutto. Apriremo una breccia ed entrerai in Kosha. Johnny esagera sempre. Se non l'avessimo. Già. Non ti fidi di lui, che ha senso. Ma hai la mia parola che ti faremo entrare nel Kosha tenendoti alla larga del cuore. Va bene. Tra me e questo fattore umano ci sono molte cose in comune. Bene. Siamo d'accordo. Sì, siamo d'accordo. Trovate il modo di entrare nel Kosha. Io preparo un programma per aiutarvi a navigare nella rete locale. Ok. Una volta pronto. Questo è l'indirizzo di una BBS. Sarà il nostro canale di comunicazione. Ok. Appunto. Non vi ostacolerò. Questi erano gli accordi. Porca miseria. Che cazzo di trip. E così sei sopravvissuto. Sarebbe interessante vedere come procede il vostro accordo con Alfa. Esatto. Non sarà facile fregarla. E ho idea che non abbiate altri modi per fare affari. Già. Osi farmi la predica. Forse preferisco saltare i conti. Esatto. Mi pare una buona occasione. Basta. Alt può proteggerti nel suo regno. Ma qui è ora. Sei mio. Sai, stavo proprio per andare. Ciao, Vi avrei fatto saltare il cervello a tutti, ma non siete neanche degni dei miei proiettili. Non siete. Sareste solo uno spreco di piombo. Facciamo che me ne vado e basta, e qua non ci rientro mai più. Mo? Di qua. Bene. Sarai molto deluso. Perché? Perché in fin dei conti non puoi uccidermi. Già. Non dipende da me. Hai sentito cosa vuole Brigitte da... Esatto. Tu non sei abbastanza importante da saperlo. Come per il biocid. Già. Vuoi provocarmi? Pensi che sia una cosa furba? No. Bingo. Come sto andando? Tanti saluti, coglione. Stiamo pronti. Sì. Porca miseria. Sei tu? Aia. Johnny. L'odore che senti è la brezza. Cosa? Alzati. Il Pacifico è meraviglioso a quest'ora. Cacchio vuoi. Quasi.
Siamo a Pacific. Cos'è questo edificio? Appunto. Un vecchio hotel, il Pistis Sofia. Siamo gli unici ospiti. Ah, voglio bene. Ti vedere una cosa. Vieni. Perché mi hai portato qui? Perché tra tutti i posti mi hai portato qui. Dammi un minuto, vedrai.